Protagora. Protagora è senza dubbio uno degli intellettuali, uno dei filosofi più geniali e brillanti dell'antica Grecia, è probabilmente il sofista con gorgia più celebre e più conosciuto. La fortuna di Protagora, che nasce all'inizio del V secolo ad Abdera e poi si trasferirà ad Atene, la fortuna di Protagora è legata a questo frammento che noi oggi analizziamo è uno dei frammenti filosofici e uno degli aforismi filosofici più celebri dell'antichità, le cui interpretazioni hanno attraversato i secoli e ancora oggi vedrete ci darà possibilità di discussione insieme, probabilmente la prossima ora che ci vediamo. Il frammento in questione, uno dei frammenti che ci è giunto integralmente delle opere Protagoree, è il seguente: l'uomo è misura di ogni cosa. Come interpretare l'uomo è misura di ogni cosa? L'uomo è misura di ogni cosa, delle cose che sono e delle cose che non sono. A partire da questo aforisma, proviamo a ragionare, proviamo a interpretare la filosofia protagorea. Il prema non nasce da ogni cosa, le cose vuol dire la realtà, e la misura di ogni cosa vuol dire della realtà che è statica, della realtà che diviene, della realtà che si trasforma, della realtà invece appunto che permane. Ok? Non ci dà un problema, ogni cosa vuol dire la realtà, può essere la natura, può essere la politica, può essere la comunità umana, può essere appunto lo studio degli astri, dei cieli. Il termine misurare vuol dire giudicare, l'uomo è misura, cioè l'uomo è il criterio di giudizio delle cose, vuol dire che le cose, secondo Protagora, non hanno un valore, una misura in sé. Ma il criterio che misura le cose è nell'uomo. È l'uomo il criterio giudicante le cose. Se le cose, un quadro, un albero, un caffè, un governo, non hanno la misura del loro essere in sé, ma hanno la misura del loro essere nell'uomo, dobbiamo capire cosa intendeva probabilmente per uomo Protagora. Ma voi di fronte alla Gioconda, Protagora vi direbbe che il valore della Gioconda, la misura della Gioconda, il giudizio della Gioconda non sta nella Gioconda stessa. Invece un Platone vi direbbe è il bello della cosa che fa sì che quella cosa sia bella. Protagora vi direbbe: sono gli occhi, sono la cultura, sono gli aspetti dell'uomo a dare il criterio di giudizio intorno all'opera della Gioconda. Ma se il criterio di giudizio delle cose, della politica, vi ripeto, della natura, dei sentimenti, delle emozioni, non è la cosa, non sono le cose, ma è l'uomo, cosa dobbiamo intendere per uomo? Sono tre le interpretazioni possibili, cioè possiamo sostituire a uomo una di queste tre cose. Partiamo dalla prima, che è probabilmente la meno attribuibile, quella che possiamo meno attribuire a Protagora. È valida, possiamo intenderla così, però è difficile che forse Protagora la intenda in questo modo, per arrivare a quella più probabile. La prima interpretazione è: l'uomo è il singolo individuo. Ognuno di noi è un singolo individuo che è un'unità fisica e psicologica. E nel laboratorio che facciamo sull'Eros, cosa ci stiamo più volte dicendo? Ad esempio, che le cose dell'amore le giudichiamo a partire dalla nostra soggettività, l'esperienza che hai avuto tu, come sei tu, giudicate quel rapporto. E dunque sarete passionali, gelose, vi arrabbierete, staccherete subito la spina a quel rapporto. Dunque il rapporto in questo caso d'amore è giudicato in base alla vostra singolarità. Esattamente come quando entriamo in una piazza e se voi siete agorafobici, cioè avete la fobia degli spazi aperti, in una piazza grande direte:
Dio, che brutto, sto male, andiamo via. Se non lo siete, cosa direte? Che bella questa piazza, la piazza Vittorio, una delle piazze più grandi d'Europa, è bellissima. Ma se una persona soffre della fobia degli spazi aperti, vi direbbe che Piazza Vittorio è bella? No, mi stai a capire allora. Piazza Vittorio è bella in sé o dipende dal giudizio dell'uomo? Dell'uomo, perché ad esempio una persona che ha paura di spazi aperti non giudicherà bella una piazza così ampia. Se io ovviamente soffro di vertigini, non giudicherò bello un appartamento al quinto piano. Invece io che non ne soffro dico guarda che bello questo appartamento, la cosa che giudico l'appartamento, quinto piano, non neanche altri palazzi davanti, posso vedermi tutta la catena innevata delle Alpi, che bello vivere al quinto piano. Guarda, ho comprato un appartamento, sono al quinto piano, non riesco mai a uscire, vivo blindata dentro perché appena esco sto male, spero di cambiarlo. L'appartamento al quinto piano cambia se è bello o brutto, se è da vivere in maniera vincente o in maniera appunto preoccupata, se noi siamo ad esempio persone che soffrono di vertigini oppure no. Così lo potete fare più che mai ovviamente nelle questioni sentimentali, nelle questioni politiche, nelle questioni etiche o nelle questioni chiaramente anche di natura sessuale. Ognuno giudicherà in base a quella che è la propria unità psicofisica. Vi porto qua una torta dolce, ma io non la trovo così dolce, perché ognuno di noi ha anche delle papille gustative e ha una formazione gustativa diversa. Dunque non potrò giudicare in maniera uguale. C'è un giudizio relativo su quella torta, su quel caffè, a partire da ognuno di noi. È difficile questa sia l'interpretazione più attribuibile a Protagora perché ci parte da un'idea di uomo come unità psicofisica individuale che non era così tipica del mondo greco. Ci porterebbe questa però prospettiva a un soggettivismo gnosiologico, cioè ognuno di noi conosce a partire dal proprio soggetto, seconda interpretazione. Sostituiamo uomo, non singolo uomo, ma uomo come umanità. Umanità vuol dire quegli esseri viventi dotati di che cosa? Di sensibilità e di ragione, perché l'uomo si distingue dagli altri animali per causa di ragione e di linguaggio. L'uomo, dotato di ragione e di linguaggio, come essere vivente, è il criterio di giudizio delle cose. Allora, di fronte all'Empire State Building diremo grande. Perché siamo tutti uomini, dovessero arrivare chiaramente dei giganti, direbbero abbastanza grande. Ma tutti noi uomini che possiamo andare da 1,48 m, 50, 30 a 2,20 m, più o meno di fronte all'Everest diremo alto, grande. Perché giudichiamo tutti grandi? Perché tutti come uomini possediamo le stesse categorie per poter giudicare il grande o piccolo. Passiamo pure anche in politico, in etica. Adesso io vengo qua e dico, il lavoro minorile di bambini 7-8 anni è giusto, lo è stato probabilmente nella storia, ma come mai tutti gli uomini oggi dicono che far lavoro a un bambino di 7-8 anni è sbagliato? Perché siamo uomini e almeno formalmente, magari poi invece lo facciamo sostanzialmente di nascosto, diciamo che un bambino quando è in quell'età infantile, ha il diritto ad avere le cure dei genitori, andare a scuola, a giocare. Tutti gli uomini riescono ad arrivare a dire che un bambino non deve lavorare o fare il soldato, perché abbiamo dei giudizi morali simili. E cosa vuol dire? Vuol dire che c'è l'uomo che è portatore di valori simili e giudica allo stesso modo la cosa. La pedofilia è stata scondata da sempre. Un conto detto è considerare quale l'età, perché nel mondo antico 14-15 anni non si era pedofili, avevano un rapporto perché i bambini passavano da essere bambini ad adulti e a 14 anni si era adulti. Ma per pedofilia intendiamo un rapporto almeno 5, 6, 7 anni, tutti gli uomini l'hanno sempre giudicato una cosa aberrante. Dunque io metto ogni cosa, togliete cosa, pedofilia, l'umanità dotata di ragione, di moralità, giudica la pedofilia negativamente, umanità come blocco quasi unitario. Non va così bene, probabilmente. Perché? Perché all'epoca di Protagora
È vero che i sofisti sono considerati gli illuministi ante litteram, però l'idea che tutti gli uomini siano dotati di ragione e possano pertanto elaborare dei valori comuni non è così tipico del mondo greco. Il mondo greco considera molte altre popolazioni inferiori perché non fanno un buon uso della ragione, perché sono lontani dal logos. Peraltro immaginare che Protagora ci parli di uomo-umanità è difficile. Noi oggi, ad esempio, abbiamo detto delle cose importanti. Il femminicidio è un crimine, o cosa ancora più importante nel passato, il lavoro minorile è un crimine, o non facciamo passare per relatività di giudizio l'infibulazione artificiale. Nel mondo della Somalia, dell'Eritrea, del Corno d'Africa, sino a 20 anni fa si poteva, no, cucire l'utero di una donna, così veniva consegnata vergine con certezza al proprio maschio marito futuro. Ma questo che uno poteva dire, ma è la nostra cultura? E il nostro modo di giudicare le cose, noi oggi l'abbiamo considerato inserito tra i crimini perché le donne subiscono una violenza. Violenza fisica, molte morivano di emorragie, delle malattie, delle mestruazioni, e soprattutto non erano libere. Cioè, la società maschile decideva che quella donna non aveva una vita sessuale e aveva una vita sessuale quando decideva il maschio, con chi voleva il maschio. Oggigiorno non diciamo, vabbè, lo giudichiamo in maniera diversa, perché consideriamo quei valori, la violenza sulle donne, sbagliati, cioè disvalori. Ma qual è probabilmente l'interpretazione più giusta? Quella che ha avuto più fortuna nella storia, la terza. Cos'è il criterio di ogni cosa? È l'uomo inteso come cultura d'appartenenza, comunità di appartenenza. Ognuno di noi, ogni uomo è inserito in una comunità, in una cultura, ha avuto un'educazione. In base a quella cultura, a quell'educazione, che cambia da luogo a luogo, da tempo a tempo, un conto è l'uomo di Torino del 2016, l'uomo di Torino del fine 1800, un conto è l'uomo, un conto è la donna, un conto è l'uomo religioso, l'ateo, il socialista, il liberale, un conto è il cristiano, un conto è l'islamico. Qual è la comunità di appartenenza a cui appunto uno appartiene, in cui uno è cresciuto, quale essa è, porta con sé dei criteri per giudicare le cose. Allora ecco ragazzi che di fronte a occhio per occhio, dente per dente, come giudicheremo questa pratica della giustizia? In base alla cultura in cui noi siamo cresciuti. Come giudicheremo le pratiche di tortura? In base ai valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori. Come giudicheremo noi i cibi, i divertimenti, l'abbigliamento, l'essere più o meno sboccati, educati o meno, volgari, in base alla cultura d'appartenenza? Se io appartengo a una cultura che fa della vendetta un valore, io non giudicherò la vendetta male, ma un valore. Se appartengo a una comunità che fa un utilizzo delle parolacce, del linguaggio colorito, come era un tempo sui toscani o a Livorno, chiaro? Per i livornesi, per i toscani, usare parole colorite faceva parte di un linguaggio comune e non era giudicato male quel tipo di linguaggio. Ma se io mi presento a un simposio, una cena, in un'altra situazione lavorativa di divertimento in cui non c'è quel retroterra di linguaggio colorito, io faccio la figura del maleducato e sarò giudicato come un maleducato. Protagora ci vuole dire che non esiste la verità, esistono le verità. Così via stai capendo la grandezza di questa teoria, perché Protagora è il teorico del relativismo culturale, che voi oggi, quando guardate un cantante tutto tatuato e vostra nonna, se avete la fortuna ancora di averla, vi dice ma chi che è quello lì, ok? Non va neanche a travagliare. Giusto, vostra nonna, che voi dite ma nonna sei del giurassico, porta il suo mondo, i suoi valori, che sono diversi dai vostri. I suoi valori prevedono che un corpo tatuato sia degrado. E 30 anni fa ad essere tatuati erano i carcerati che in carcere si tatuavano. Poi dopo qualcuno nel mondo capitalistico occidentale ha preso l'idea dai Maori, dai nativi d'America, si è tatuato. Oggi se hai un tatuaggio, ma cos'è solo quella roba? Guardami, tutto il corpo. Cioè oggi se hai pochi tatuaggi, è così. Io misi l'orecchino nel 1988, quando a New York, a Parigi, a Berlino erano già magari 7-8 anni. Piemonte, io ero astigiano, ben pochi. La reazione fu anche dei miei genitori, ma
era indispensabile, cos'hai fatto? Chi è che ce l'ha? Boy George, tra l'altro era un cantante ma anche omosessuale, ce l'hanno i gay, ma guarda, forse hanno i ragazzi che sono un poco di buono, perché oggi, ma professor, adesso non lo metto neanche più, ha un solo piercing, guardami, guarda com'è il naso. Se voi mettete, in questo caso c'è nessuno, l'anello al naso, l'anello al naso che è tipo degli animali o degli schiavi. Un tempo l'uomo bianco diceva: hai l'anello al naso, erano gli africani schiavi ed era un modo dispregiativo per dire inferiori. Oh, guarda che io mica ho l'anello al naso, cioè mica sono un tontolone. Allora, e vado in chiusura. Per Protagora le verità esistono e non esiste la verità. Le verità sono relative alla cultura di appartenenza, relativismo culturale. Ma se le verità sono relative, qual è quella giusta? Non c'è quella giusta, c'è quella che però noi scegliamo, Protagora dice, e la scegliamo in base a che cosa? Al criterio dell'utile, non il giusto valore che chiamerà Platone, non il giusto, il vero che chiameranno i suoi filosofi cristiani, ciò che è utile, ma scusa, ma ciò che è utile per me è utile per lei, ciò che è utile per la comunità. Perché l'interesse pubblico per Protagora è superiore all'interesse privato. Se il tuo interesse privato non danneggia quello pubblico, fallo pure. Ma se il mio criterio di utilità è in contrasto con il criterio di utilità pubblica, io quell'azione non la devo fare. Dunque, voi, senza avere valori assoluti, quando gestite la vostra vita in classe, che avete punti di vista diversi, voi siete ragazze per lo più, ok, occidentali, torinesi, con tanti valori in comune, ma poi molte cose sono diverse, per famiglie, storie, background, ok? Appartenete a mini culture dentro Torino diverse. Quando devi far funzionare la classe, mi sta a pensare cos'è utile. Quando c'è una programmata, un compito in classe, la gita, comincia a dare cose utile, nel senso protagonista del termine, però non cose utile per me, ma cose utile per tutti.